Ciao raga, bentornati sul mio canale, come state? Sto parlando a bassa voce perché sono le 5 e mezza del mattino. Sì, tralasciate il mio bellissimo pigiamino con i puffi. Se mi vedete sveglia a quest'ora, cosa impossibile per me, è soltanto per un motivo, ovvero perché devo partire. Difatti, fra poco ho il treno per Napoli con un nuovo ospite del mio canale. Ho deciso di documentare tutto quello che facevo in questo viaggetto e portarvi il primo vlog. Ci vediamo dopo in stazione. Ho portato con me a fare questo viaggetto che voi saprete già dove sto andando. Mia mamma. Buongiorno. Sono pronta. Una ragazza simpatica, divertente, umile. Prima volta a Napoli via Lice. Ora ci dirigiamo verso il treno perché sennò perdiamo pure il treno. Allora ragazzi, c'è stato un problema. Abbiamo sbagliato. Tu non mi venderai questo biglietto illegalmente. Senza ite sul nostro treno. Arriviamo ai nostri posti. Ok, saliamo. C'erano già due persone. Noi, guarda, sono i nostri posti. Loro, guarda, sono anche i nostri. Controlliamo ed erano davvero nei nostri posti. Non capivamo fino a che Alessia non zoomma sulla data del nostro treno. E pensiamo che l'abbiamo preso per il primo di maggio. Volevo andare a fare un altro weekend. Sì, è il 24 aprile oggi. Ciao! Adesso ci siamo fatti rimborsare i biglietti e prendiamo quello che è fra un quarto d'ora. Direi che il viaggio inizia molto bene. Cos'è da dire la tua discolpa? Niente, probabilmente ero ubriaca. Ho una domanda da farti. Tu mercoledì che devi fare? Perché Alessia mi poni questa domanda? Potremmo avere un problema col biglietto di ritorno. Questo viaggio non finirà mai più. Abbiamo sbagliato anche il ritorno. Forse dovremmo tornare mercoledì. Questo è il nostro treno, spero. Questa volta sui nostri posti. Almeno ci fosse tutto. Ce l'abbiamo fatta, forse. Alessia si è svegliata e ora andiamo a cercare il bar del treno. Eccolo! Ok ragazzi, siamo arrivate al nostro hotel. E adesso Alice farà il suo primo tour della sala. Allora, qua entriamo. Troviamo sulla destra il bagno che è molto figo, raga. Ho già posizionato il mio spazzolino fucsia. Molto bello. Questo è lo specchio. Poi qua c'è mega specchio con armadio, suppongo. Esatto. Continuando, abbiamo stanzetta su questo colore turchese abbinato al mare con questa scrivania. Alessia, letto. E poi, ultimo, ma non per importanza, la vista sul mare. Aiuto, c'è un sacco di vento. Bellissimo. Ora sistemiamo un po' le nostre cose e poi andiamo a mangiare e vi porto con me. Siamo arrivate al ristorante e abbiamo ordinato salatielli allo scogli. E ora ve li mostrerò. E voilà, molto gustosi, raga, ora mangio perché esatto. Buono, eh? Siamo arrivati a Piazza del Plebiscito. Questa è la piazza più importante di Napoli ed è una delle piazze più grandi in Italia, ragazzi. Eccoci qua. Comunque tempo, allora fa caldo, cioè tipo adesso col sole muore di caldo, arriva un po' di vento, più freddo, non si capisce. Andiamo in una Piazza delle vie Nero principali. E poi ci fermeremo a prendere un caffè perché abbiamo mangiato gli spaghetti, no, le scialatielle allo scoglio. E questo scoglio è stato molto pesante. Questo è il travestimento di Alessia perché la stavano fermando in troppo. Abbiamo comprato braccialetti con cornetto. Che in realtà quello che ha lei è per me, quello che io è per lei, perché così porta fortuna. E ora lo scambio. Ci porterà fortuna? Probabilmente no. Però l'importante è manifestare e essere convinti. Io credo in quello che dici tu, Alice. E siamo messi bene. Alessia, ora dove mi stai portando? Sto portando all'ospedale delle bambole. Ci ha consigliato anche la mamma di Gabriel, che abbiamo incontrato un quarto d'ora fa. Che salutiamo, ciao Patti. Siamo arrivati. È un po' inquietante. Però interessante. Ti vedo così. Io che mi ricordo di fare la clip a fine aperitivo, però ti stiamo prendendo l'aperitivo. Finito. Stanche morta. Abbiamo fatto 10.000 pasti, non so. Abbiamo bruciato tutto quello che abbiamo mangiato e ora siamo pronte a ricominciare a mangiarci una bella pizza. Ah, ok, quindi arrivo direttamente, dico, cioè. Quindi devo venire ora.
Scusi, tutto bene? Come cazzo mi devo fare? Scusi, non la sento, tutto bene? No, ma quindi dobbiamo andare ora? Dare il nome di attimo, ma che cazzo? Allora, c'è ristorante La Piazzetta, ristorante Ciro. Questo non mi convince. No, però c'è questo pizza d'autore a 130 metri che ha 5 stelle. Belle, sì. Mi piacciono. Sì, buonasera, volevo chiedere se fosse possibile prenotare un tavolo per le 9. No, andiamo. Ah, ok, quindi se arrivo alle 9 poi chiedo se c'è posto e basta, giusto? Sì. Ok, va bene, perfetto. Va bene. Grazie mille, ciao. Ma come funziona? Perché funziona così? Non ho capito. Ci siamo preparate e stiamo andando a cena a mangiare. So, c'era finalmente un po' di gente sotto casa e quindi adesso vediamo se effettivamente ci sono. Sono un po' di persone qua sotto. O se abbiamo delle gelatine. Vorrei che andiamo a vedere. Ma col tempo, uscire dall'hotel. Vale. Ciao. Ciao. Scusa, un po' una foto. Raga, è arrivata la pizza. Troppo buona, l'ho presa con la bufala ovviamente. Ci farò l'assaggio. Prima pizza napoletana di Alice. Buona, eh? Non è mica come a Milano. Ora, momento, gelatino. Come se non avessimo mangiato come due vacche. No, esatto. Differenza di gusti, io fior di latte, frutti di bosco, panna montata. Poi prendere già tal fior di latte. Alice, dite. Io ho preso croccante alla marena, pistacchio e menta. Ma cosa vuoi? Che bello. Cioè, l'ho già mangiato, però è bello. A parte che è un po' cadente, un po' come le mie palle. Ciao raga, sono le 9:30, ci siamo appena svegliate. Adesso mi trucco, mi vesto e tutto, li porto con me a fare colazione. Stiamo andando a fare colazione. Ragazzi, questo è ciò che mi piace. Alessia sta cercando di fare la persona sana. Io ho preso questo. Schiaccia. No, sopra. Ma che fa, tira la leva. Siamo uscite. Oggi fa un po' più caldo di ieri. Sì, c'è un po' di confusione. E siamo in galleria Umberto I. Ah, c'era scritto là. Vabbè, ora entriamo. Ora siamo qua. Direzione Donato con Mollico Senza. In tutto ci abbiamo chiesto di farci fare una foto a me e Alessia da mettere sui social. Niente, ce l'ha fatta una signora molto gentile. Questo è il risultato. Questa è la prima. Tagliata a metà con queste facce da uova pasquali. Poi abbiamo un bellissimo dito. Carina, bellissimo. Però. Siamo da Mollico Senza. Da Donato. Ovviamente sentite condoglianze alla famiglia di Donato. Stiamo aspettando i nostri panini. Alice ha scelto un crudo. La mousse di gorgonzola e la bufala. E io invece sorpresa. Lei è sorpresina. È arrivato il panino, è gigantesco. Lo vedo mortadella, mortazza. Devo capire. Il casino. Stiamo andando a cercare un barettino un po' tranquillo dove poterci prendere il caffè. Vediamo anche cosa fare dopo perlomeno. Esatto. In che senso siamo a Napoli e cantano Vesuvio Russo? Volevamo andare a vedere il murales di Maradona, ma c'erano tipo 20.000 persone. Abbiamo rinunciato e ora stiamo andando al Museo delle Torture. Noi siamo persone molto pacifiche. Arrivati, Alessia si sta godendo questa tortura chiamata Culio dell'Eretico. Non so su chi la voglio usare. Chiedi me. Quelle sono le fruste, i chiodi e quella per decapitare. Io fa poco. Questa è la maschera di Osimhen. No, non è vero. Questo è quello che mi è successo letteralmente prima, perché uno aveva un carretto e mi è passato sopra le dita dei piedi e sto morendo. Me l'ha mozzata letteralmente. No, sto bene in piedi. Grazie. Raga, comunque è molto inquietante. Alessia si è risvegliata e preparata. E nulla, ora andremo a cena in una trattoria, penso. Se troviamo posto vi faremo vedere cosa mangiamo. Che pasta vorresti? Non lo so, col pesce. E voglio un po' di carne, ti dirò. Siamo arrivate e in realtà è già arrivato anche l'antipasto e il vino. E come vedete è prosciutto crudo e mozzarella di bufala. Assaggio di Alice Perego. Buonissimo.
buona, è buonissima. Ora arrivano per me spaghetti con le zucchine e il parmigiano, che possono sembrare semplici, però dalla foto erano molto belli. Tra l'estra ha preso spaghetti freschi ai frutti di mare. Questa è la mia spaghettata, che sembra molto golosa. La tua? Buonissima, già buona, già finita, basta, fine. Raga, il ragazzo che vende le rose mi ha regalato una rosa, probabilmente perché gli ho provato la mia sincerità, perché non avevo davvero soldi, gli ho aperto il portafoglio e l'ho rovesciato. Li ho dati prima a un altro, a cui non ho neanche preso nulla, ma gli ho lasciato solo tipo 70 centesimi. E lui, boh, penso per l'onestà, mi ha regalato una rosa gialla. Ti regalerò ad Alessia, perché è giallo il suo colore. Era da una vita che Coco non mi regalava niente. Anche a me. Sì, anche per la festa della donna. Neanch'io. No, Gaber non me li ha dati. Siamo tornate in hotel, molto stanche. E nulla, ora ci dirigiamo in camera. Domani si parte. Lei è triste. Raga, abbiamo fatto le valigie e stiamo andando a fare l'ultima colazione, poi partiamo. Triste per colazione. Molto, sì, hai ragione. Alessa, briochine marmellata, io briochine marmellata con burro, cappuccino e fragole. Questo è Napoli. Arriveremo? Speriamo. Ce l'abbiamo fatta. Pensate di morire. A una certa è iniziato a andare tipo a 200 all'ora. Siamo arrivate a Milano. Ciao Alexis. È stato bello, è stato divertente. Prossima meta Abu Dhabi. Raga, sono arrivata a casa, una faccia distrutta, mi devo lavare, non sono veramente stanchissima. Però al di là di questo è stata una vacanzina corta ma molto bella. E quindi nulla, spero di farne altre e portarvi altri vlog, anzi sicuramente. E nulla, spero il video vi sia piaciuto, se così fosse ovviamente fatemelo sapere nei commenti. Anzi, scrivetemi il viaggetto che vorreste che io facessi. Ovviamente che non sia una cosa che costi 1 milione di euro. Ricordate di iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo al prossimo. Thank you.